Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la polveriera. Fucile di precisione, arco ad avancarica. Spara una freccia che cade nel tempo, danno gittata e velocità aumentano con il tempo di carica, la freccia esplode dopo 2 secondi. Allora ragazzi, di questa polveriera oggi ne vedremo due varianti. Una è quella che preferisco, ovvero la seguente: velocità di ricarica come prima perk, livello critico, elemento sempre a vostro piacimento, non guardatelo sempre più di tanto, danni critici e danni. Mentre l'altra che vedrete nel video è sempre la stessa con un doppio danno critico, quindi senza velocità di ricarica, una perk di livello critico e una perk di danni. Questa è senza velocità di ricarica. Mentre questa invece ha una velocità di ricarica. Come avrete potuto notare, comunque, avere una velocità di ricarica su quest'arco è molto molto comodo, per i seguenti motivi. Innanzitutto l'arco con il colpo singolo in sé diciamo che non effettuerà tanto danno, anzi il danno della freccia singola in sé molte volte è proprio imbarazzante, quanto più l'esplosione dell'arma. Questa esplosione è molto molto favorevole in molte situazioni. Innanzitutto, ovviamente, andando a inserire la velocità di ricarica possiamo effettuare più esplosioni, mentre se noterete bene in quella senza velocità di ricarica comunque riusciremo solamente a lanciare magari due frecce prima che continuino a esplodere, no? Più frecce riusciamo a lanciare, più frecce esplodono e quindi più esplosioni riusciamo a ottenere e effettuare più danno. È un arco molto particolare in sé perché dovrete anche tenere a mente delle variabili che rendono la freccia unica nel suo genere. Allora, innanzitutto quando sparerete uno zombie e non riuscirete a ucciderlo con il colpo singolo in sé, la freccia si conficcherà dentro ad esso e esploderà dopo 2 secondi, coinvolgendo anche tutti gli zombie circostanti. Se invece la freccia che sparerete, quindi magari la sparerete addosso a un truccioletto e quindi lo ucciderete con il colpo della freccia in sé, il colpo esploderà praticamente ad impatto. Quindi è veramente, veramente un utilizzo secondo me comodo e anche efficace. Perché vi dico questo? Perché innanzitutto se mettete caso che missate uno zombie, cosa molto facile con gli archi, perché con gli archi non riusciremo magari sempre a prendere bene la mira, il colpo magari ci mette un tot di tempo a arrivare e comunque a voi vi tocca anche magari calcolare la loro traiettoria. Però diciamo che comunque, come voi tutti ben saprete, mirare con un arco diciamo che non è difficilissimo, ma non è neanche comodissimo. In questo caso comunque il colpo esplodendo dopo 2 secondi riuscirete anche ad utilizzarlo per magari uccidere tanti zombie in mischia, quali un accampamento, eliminare raccogli, piuttosto che una difesa con tanti zombie che nascono nello stesso punto. È un'arma molto variabile nel suo genere anche questa, che mi ha divertito veramente un sacco. È vero, sul colpo singolo lascia veramente a desiderare, ma l'utilizzo di quest'arma è appunto un altro. Più esplosioni riusciamo a generare, più controllo degli zombie abbiamo in questo caso. Quindi una cosa fondamentale secondo me su quest'arma è la velocità di ricarica. In questo caso lancerete più esplosioni nel giro di pochi secondi rispetto a come non lo farete con quello senza velocità di ricarica. L'unica pecca, appunto, state attenti alle munizioni, perché anche quest'arma è molto molto divertente. Se buildate appunto con la velocità, noterete che sprecherete praticamente il doppio dei colpi. Quindi lascio sempre a voi la scelta di come scegliere come percare la vostra arma, mi raccomando. Su quest'arma mi sento di dire che è comunque una scelta molto molto importante. Posso anche dirvi una cosa: su quest'arco invece è meno importante la build di eroe.
supereroi, in quanto appunto diciamo che il colpo singolo in sé non è che faccia poi così male, eh. Poi utilizzato con Farrah magari ha i suoi benefici, i suoi pro e i suoi contro. Però diciamo che non è essenziale al 100% la build con Farrah. Potrete utilizzare benissimo anche Chromo Ramirez, piuttosto che utilizzarlo magari con la vostra build di eroe con il costruttore quando entrate in missione, eccetera eccetera. Comunque per Farrah oggi abbiamo una build di eroi differenti, specialmente per quest'arco. Abbiamo messo lei come primario e il vantaggio squadra di Totalmente Rock, quindi due eroi musicali, sempre i soliti, subwoofer e ritmo di battaglia, utilizzo plasmico nella build, utilizzo colpo sicuro che incrementa i danni critici dei fucili di precisione e questa volta ho deciso di metterci il Wukong per comunque incrementare il danno d'area. Comunque sarà facile ottenere tante uccisioni, specialmente nelle missioni dove comunque ne nascono tanti, quindi sarete perennemente in Totalmente Rock, perennemente con la perk del Wukong che continuerà ad avere effetto. E se volete un mio consiglio, se non avete l'arco esplosivo, secondo me è un'ottima alternativa. Con Chromo Ramirez invece mi sono limitato a sostituire Farrah come primario e metterci Ramirez Chromo. In conclusione, raga, so che ormai questa cosa degli archi sta purtroppo diventando un meme. In effetti stiamo avendo molti più archi che contenuti, se possiamo dire la verità. Nel frattempo ci tengo anche a ricordarvi che oggi è uscito Barba Blake il cuore nero nello shop di Salva al Mondo. Per 3200 di oro avrete anche il vantaggio squadra dei tesori di Barba Blake. Una volta però acquistato l'eroe, ricordatevi sempre di fare l'incarico per sbloccare appunto il vantaggio squadra, perché è uno di quei vantaggi squadra appunto bloccati su incarico. Vi ricordo di shoppare anche l'arco al costo di 1680 di oro, anch'esso nello shop di Salva al Mondo. Se avete problemi di oro, vi ricordo che con i dungeon comunque è possibile farmarne in quantità industriale. In sé è un'arma veramente divertente da utilizzare, se posso essere sincero, e come dicevo prima, secondo me anche un'ottima alternativa qualora non possedete l'arco esplosivo. L'unica scelta che alla fine poi dovrete effettuare è quella se buildarla con il doppio danno critico oppure la velocità di ricarica. L'esplosione è vero che può crittare, ma non farà così male quanto il numero di esplosioni che comunque verrà generato, molto utile per appunto controllare tantissimi zombie. Con il doppio danno critico invece è vero anche che l'esplosione critta, però molte volte quando magari vi sta sparando un occhio bello, farà più in fretta lui a killare noi che noi a killare lui. Mentre con la velocità di ricarica, più o meno con tutte queste esplosioni riusciremo anche a counterizzarli. Non lo so raga, io spero di essermi spiegato abbastanza bene. Se avete domande, se volete ulteriori spiegazioni su qualsiasi cosa, fatemelo sapere sempre con un commento, perché comunque in genere rispondo sempre a tutti, o almeno cerco di rispondere sempre a più gente possibile. E per oggi io non posso fare altro che salutarvi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, perché presto arriveranno delle bellissime novità. Ragazzi, vi ringrazio della visione, ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!